Assessore, la situazione dell'alluvione in provincia di Cuneo, forse adesso l'attenzione nazionale naturalmente si sposta nelle zone terremotate, ma che cosa si sta facendo? Beh, provincia di Cuneo, provincia di Torino, e abbiamo ottime speranze, direi quasi la certezza, che verranno inserite anche aree dell'Astigiano e dell'Alessandrino, quindi sostanzialmente quello lungo il Bormida, le aree interessate dall'alluvione lungo il Bormida e lungo il Tanaro, anche nella zona appunto Astigiano-Alessandrino. Le risorse sono quelle che sono state annunciate alcune settimane fa, quindi si tratta di 51 milioni per la calamità naturale stanziati dal governo, una prima tranche già deliberata di 36 milioni, 15 seguiranno a breve. Entro il mese i nostri funzionari regionali, che lavorano ovviamente con le province e con i singoli comuni interessati dagli eventi, presenteranno il piano degli interventi, che sono appunto finanziati da queste risorse, dai 51 milioni globalmente, e poi potranno partire i lavori, quindi sia i comuni interessati sia le province potranno progettare dove necessario e andare ad appaltare i lavori, quindi in tempi molto molto brevi. Dopodiché le risorse vengono assegnate a sal, cioè man mano che i lavori vengono eseguiti, quindi il 30% all'appalto, il 30% al primo sal, l'ulteriore 30% a fine lavori e il 10% finale alla rendicontazione. Quindi i comuni sanno che da inizio febbraio potranno speditamente andare agli appalti.